siamo in sala operatoria. Letteralmente in sala operatoria. Sembra di essere lì. Se tu adesso lo allarghi un po'. No, incredibile. Sono letteralmente nel canale. No, pazzesco. Sembra una magia. Perfetto, adesso gli occhiali sono in unità guest, quindi ora con il sto, sì, lo metto in tasca, okay. Ok. Adesso sei dentro, puoi cominciare a seguire i comandi di setup. Ok. Quindi con la devo spingere questo. Sì. Voilà, si sta stringendo, ok. Perfetto. Adesso si chiede di nuovo di spingere questo pulsante una volta sola per fare il set delle mani. Quindi mani avanti, palma okay. Su, palma avanti. Perfetto. Ora c'è tutta la fase dei dot da guardare e cliccare. Okay. Quindi partirà con uno centrale. Eccolo qua, tu devi guardarlo, cliccare, fare il pinch con... Perfetto. E adesso avrai tre serie da 6 dot che dovrai fare la stessa cosa qui. Ok. Per fin di terminare il setup mani occhio. Facciamo seconda serie. Okay. Adesso luce più intensa, terza serie. Wow. Ok. Ok, perfetto. Ora sono in quasi, sì, va. Mediato dal telecamera. Adesso ti do un disclaimer in cui tu dovrai pinciare su continuo per andare avanti. Okay. Sei nel menu principale. Ok. Quindi ora se vuoi iniziare con un'esperienza di video immersivo, clicca su foto, che è l'icona al centro. Foto, ecco lì. Ok. Abbiamo una carica di foto. Fammi vedere quale faccio qui. Ok. La terza è incredibile da... perché si cioè, esatto. Segue il mio, è come il puntatore del mouse, sono i miei occhi. Perfetto, i tuoi occhi sono il puntatore del mouse e il clip, questo movimento con la mano è il mouse. Il click è selezionato. Esatto. Quindi vai sul terzo da destra in alto. Allora, 1, 2, 3. No, da destra. Allora, perfetto. No, chiedo scusa. Ok. Metti le mani avanti, con due pinci allarga. Siamo in sala operatoria. Siamo in sala operatoria. Letteralmente in sala operatoria. Sembra di essere lì. Cioè, se davvero. Se tu provi a sovrapporre le tue mani con le mani del video, di fatto tu hai l'esperienza di essere operatore. È qui, è letteralmente qui. Tac, sta perata. Esatto. Vedi che tu stai usando la mano come se stessi utilizzando tu l'energia. Cioè ne stai facendo come se tu. Cioè ti viene proprio. Ti viene naturale. Sono un operatore. Esatto. Quindi questo dal punto di vista della formazione, no? Se tu fai una serie di video di questo tipo, formativi, da far vedere anche lui in formazione, fai vedere il punto di vista dell'operatore. Cioè, e vedi di più che essere in sala operatoria, perché io in sala operatoria, se sono dietro il primo operatore, tra la spalla, la testa, la bandana della cuffietta, cioè, vedo molto meno rispetto a così, e poi ho comunque il campo molto più piccolo. Incredibile. Ok, adesso più di rimpicciolisci il video di nuovo, se già al contrario, no, ok.
passato il mio video, guarda adesso, poi se guardi sotto il video c'è la barra con tutti i video, e sotto quella barra c'è una linea orizzontale, un punto a sinistra. La linea orizzontale sposti tutto ciò che virtualmente vedi, con il punto a sinistra chiudi. E vai a chiudere questo video, vai a chiudere la serie video. Fai uno slice verso sinistra del perfetto. Perché troppo veloce. Sotto sinistra. Ok, guarda, ecco, si accende. Ok, cartello in alto a sinistra, fai. Il primo in alto dovrebbe essere. Cos'è, com'è la dicitura? Papa. Esatto. Ok, apri quello. Adesso prendi la barra per spostarlo e spostatelo lontano da lì, mettilo qua. Fate un clic sopra il livello. Ok, si è ricomparsa la porta. Ok, invertiscilo se vuoi, come sempre. Sto guardando, con una mano sola, il pinch. Aspetta, è pazzesco. Stiamo guardando quasi cranio, lacrime cervicale e prime dorsali. Se tu adesso lo allarghi un po', ok, lascia così, ok, vai dentro alla colonna, dentro gli occhi, entra nella colonna. Ah, sto navigando nella canale di Milano. Se guardi verso l'alto probabilmente vedi le cimite. Esatto. No, incredibile. Sono letteralmente nel canale. Uno se non lo vede non cede. No, davvero. Pazzesco. Questo è una ricostruzione da una. Questo è una cosa pari da 80 anni di un paziente, quindi questo per la pianificazione di un intervento, se tu ti crei un modello come questo e lo navi in questo modo. Posso rientrare ancora a guardare su? Come al solito per chiudere il modello la X. Clicca sul modello ancora. Ok, se vuoi aprire qualcos'altro, per esempio vascolarizzazione, c'è un asso vascolare abdominale. Anche in questo caso tu puoi muoverlo.
base. Posso essere sterile perché non devo toccare, fare, girare, toccare cose. No, pazzesco. Sembra una magia. Cioè, è giusto per essere scientifici, come la descriveresti? Sembra una magia, ecco. Portiamo la scienza a un altro livello. Incredibile. Quindi io adesso posso, andiamo sulla barra, okay. Usciamo da qua, qui lo chiudiamo, posso vedere, qualcos'altro, figa, questo è sempre un modello animale, sì. Quindi io posso anche studiare, cioè con l'acquisizione anche tutte le vie biliari, certo. Con tutti. Se avessero segmentato il fegato con anche segmentazioni di vie biliari e vasi, dovresti tutto vedere all'interno anche tutte le strutture. E posso isolare le singole strutture? Potresti isolare facendo esposto della segmentazione e la segmentazione. Cioè, posso dire, tolgo il parentema, nasce solo i vasi, solo i vie biliari, gli altri, e posso studiarli singolarmente. Non so, ho finito gli aggettivi, quindi va bene. Prima che... Basta. Ci gioco troppo, no. Sennò passo qua, io occupo per tutta la mattinata la strumentazione. Io vi ringrazio tantissimo davvero per avermi dato la possibilità di provare questa esperienza, è quello che spero che sia il futuro. Grazie, o meglio, spero che diventerà il presente, ecco. Grazie a te per essere stato con noi. Grazie.